vi ringrazio molto. Vi devo mandare via perché Roma è sotto assedio, lo sapete, oggi c'è l'annuncio di chissà che cosa, insomma. Questo è un altro elemento di cui ci sentiamo orgogliosi. Ci siamo caratterizzati in una campagna elettorale che è stata comunque molto infuocata per uno stile, una capacità, una serietà, vorrei dire una mitezza cristiana di cui vi ringrazio davvero. Non una parola fuori bordo è uscita dalla nostra campagna elettorale, una campagna elettorale in cui mettono le bombe di Odale contro i poliziotti, la solidarietà alle forze dell'ordine. Di tutti hanno tutelato in questi anni la nostra libertà di parola, perché questa è stata la verità. Senza le forze dell'ordine non avremmo potuto parlare. Ero alla galleria d'arte moderna con Don Salvatore qualche giorno fa e lui mi avvertiva: guarda che ci stanno quattro blindati. Ho detto: vabbè, saranno venuti arrestati, Don Salvatore ha fatto qualcosa. No, erano lì per bloccare le eventuali solide contestazioni. Oggi è una giornata così, a Palermo, a Milano, a Roma ci sono focolai, rischi di scontri pesanti. Noi vogliamo rasserenare questo clima facendo proposta politica. Il Popolo della Famiglia si è riunito in Assemblea Nazionale, questa è formalmente la nostra Assemblea Nazionale, per ribadire e ottenere da voi anche un mandato che avete già, diciamo, estrinsecato nell'applauso che avete fatto a Fabio Torriello. Qualora eletti, evidentemente, noi andremo a trattare con una posizione chiara, chiara. Il Popolo della Famiglia nasce per rompere definitivamente la stagione delle larghe intese che domina l'Italia di fatto dal 2011, nasce per mandare il centro-sinistra all'opposizione, nasce per far costruire, se possibile, una coalizione di governo pro family e pro life, in cui la garanzia è nel chiodo piantato nella gola del serpente proprio da Gianfranco Amato, non me lo rubo, che è... Occhio che casca questo davvero, Gianfranco, eh? Abbiamo... Arriva. Ci hanno azzoppato un'altra volta al tavolo. Stava tanto bene, stava, ma perché dovete fare? Era tanto comodo. L'incidente finale goffo sarebbe carino per le telecamere, sarebbe un modo di fare comunicazione. Se mi segate una gamba della sedia, il ciccione che casca è meraviglioso. Allora, grazie a tutti, ragazzi. Sappiamo noi che fatica abbiamo fatto. Io quando vedo Max Amato qua, che si è fatto la Lombardia con 11 province, non so quanti collegi, dovete andare per tutti. Grazie Max. Quando vedo Giovanna Albino che si sbatte dall'Alto Adige alla Sicilia, passando per la Lombardia, la nostra prima, ricordiamoci. Volevo dare un ringraziamento particolare al popolo sardo, qui rappresentato dalle donne, Alessandra Carbognin, Rosana Manfroni, candidata al Senato di Adolimini, e il grande Roberto Sardo, si è rimasto a presidente del territorio. Come mai ci hanno ringraziato i veneti? Filippo Grigolini, un saluto a Filippo, un saluto a tutti stanno facendo. Un 30 anni di febbre, ma ovviamente rappresentato da Antonio Zerma, c'era qualche parte poi c'è pure Paola, che poi ci siamo fregati noi a Roma, quindi la contiamo nella quota romana. Grazie ai toscani, grazie ai liguri, ragazzi, vieni dalla Liguria, per le chiare, dove sei? Da lontano, lontano, migliorandoci, per dire la ragione dell'impero, io e Gianfranco abbiamo incontrato un vescovo che ha detto: forza proprio la famiglia! Davanti ai fotografi e ai giornalisti. Un ringraziamento che dobbiamo veramente estendere agli amici calabresi, Angela Ciconte e tutto il gruppo della Calabria, il gruppo dei pugliesi, il suo fortunato Nicola, con la c'è il mitico Piemonte, dove sei piemontese? Oggi ci hanno rimproverato a un certo punto sulla...
l'unico blog di del povero Francesco Agnoli, che ogni giorno deve inventarsi una cosa. Oggi ci hanno rimproverato perché non eravamo al bus della libertà che passava a Torino. Spieghiamo a Francesco e a tutti che la priorità per un movimento in campagna elettorale è stare all'assemblea nazionale del movimento, come ovvio. Quindi grazie ai contenti che si sono fatti questa traversata, che è lunga da Torino, è lunga, ma allo stesso tempo solidarietà agli amici del bus della libertà che hanno avuto una contestazione da parte dell'amministrazione di Torino, che noi combattiamo come loro. Piacere, vero Mirko, e quando è arrivata in Emilia Romagna uno striscione che scriveva Adinolfi fascista tu muori, nel comizio che facevamo insieme al vicepresidente dei giuristi per la vita, mio caro amico Filippo, fosse arrivata anche lì una parola di solidarietà, noi comunque ai tutti quelli del movimento Low Life che sono messi sotto attacco possono scontare sul fatto che qualsiasi sia la loro posizione politica saremo sempre noi lì a difenderli a prescindere. Grazie a Napoli, la meravigliosa Napoli, dei primi in classifica, mannaggia loro. Oltre ai primi in classifica per la sindrome di Stoccolma, io domani vado a Napoli, se deve esserci qualcosa che mi costringe. Vorrei secondo! Vedremo. I meravigliosi friulani, Gordenos, il vice sindaco Lanfranco Liceto, tutto il gruppo del Friuli, che ha dato dimostrazione, il gruppo di Trentini. Quella famosa giornalista un po' che c'aveva quel topolino che gli girava nel vestito, glielo devo proprio. Ha detto, ah, ma Silvia è candidata a Merano, se sono lamentati di questo. Ha detto, guarda, se guardate bene, trovate pure mia mamma che sta qui. Che ha fatto la più bella perché i bambini sono fatti, quando sono nascono dalla famiglia, anche da questo. Ovviamente tutti sanno, no Giovanna, non credo che Silvia farà la deputata di Merano, ecco, diciamo, c'è una scarsa probabilità, c'era un aiuto da dare, abbiamo dato tutti l'aiuto, candidando anche persone prossime, come ovvio. Vedete, quella conferenza stampa è stata abbastanza impressionante. Ovviamente ho salutato tutti tranne i marchigiani, no? Marchigiani e umbri, no, la Sicilia non conta perché la Sicilia serve una marea e c'è Nicola qua, quindi la Sicilia con Giovanni e Nicola l'abbiamo risolta tutta, insomma. La Toscana l'ho salutata insieme alla era un asset figuro toscano. La persiana è l'86enne nonna, eccola lì. Veramente, io sono pronto per candidare alla presidenza della Repubblica, se è nato facciamo tutto pieno a quella della rielezione. Allora, dicevo, l'altra sera, ho finito che ho dimenticato di fondamentale. Lo scambio lo salutato. Ringraziate voi, perché ha fatto un lavoro enorme, grazie Danilo, grazie Guido Pianeselli, grazie a tutti gli amici che mi chiedono la terrazza. Lunga l'ho collegata ai marchigiani, perché lì devono scambiare Giovanni Mazzotta, Claudio Iacono, sono tutti quanti, insomma, un gemellaggio. La Lombardia, Max Amato, ragazzi, io mi fate fare tutte le province, dai, ci facciamo per ringraziarli, va bene? Là? La Romagna è virgolino da fatto, ragazzi. Lucania! Vabbè, basta, allora dichiaro chiusa la questione geografica. Ma e entro un attimo una questione politica. Perché avete visto questa conferenza stampa che in qualche modo ha scosso mediaticamente, perché qualcuno finalmente si è accorto che esiste il popolo e la famiglia e che ha un programma, ha delle cose da dire e che puoi schierare il plotone d'esecuzione, ma devono sempre ricordarsi, è una citazione che regalo a Danilo Leonardi per tutto il lavoro che ha fatto oggi. Bravo Danilo! Lui la capirà, altri andranno a cercarla su YouTube,
che puoi metterne pure 3 nel protone dell'esecuzione, 9 o 27, ma al cavaliere nero... Quello che mi ha impressionato seriamente, fuori di battuta, è stato il passaggio del momento in cui abbiamo parlato di reddito di maternità. Non so se avete visto, no? Quando abbiamo parlato di reddito di maternità, una delle giornaliste, che tra l'altro non era neanche la più oltransista per la verità, era una, semplicemente una che veramente si vede che vive su un altro pianeta, ha osato dire: sì, ma voi fondamentalmente volete dare l'argent de poche, l'argent de poche, ma cosa significa? Alle donne, perché siete retrone, la solita storia, no? Ho dovuto ricordare alla giornalista, che credo si sia un po' vergognata, perché un po' si è vergognata, che dare 1.000 euro al mese alle donne di questo paese, alle mamme di questo paese, significa costruire una rivoluzione di libertà, perché le persone in questo paese faticano per infinitamente meno e davvero risolto esse in condizioni di bisogno per mantenere le famiglie. Dei figli, che sta a fianco al marito, che dedica tutta la sua vita a questo percorso. Come facciamo a non considerarla qualcosa di prezioso e determinante per la rinascita dell'Italia? È ovvio, è il nostro DNA, è la ragione per cui siamo in campo, per opporre a politiche mortifere e contro la famiglia le politiche che fanno rinascere l'Italia, perché rinasce la famiglia. È la ragione stessa del nostro essere su quella scheda elettorale, offrire l'alternativa netta, e poiché netta, politicamente chiara. Non potremmo mai, mai stare con il centrosinistra, che ha generato quelle leggi terribili quest'ultima legislatura, peggio ancora il Movimento 5 Stelle, che mi impressiona per la leggerezza intanto con cui seleziona i suoi candidati, e c'è giorno che passa senza che c'è un farabutto che devono espellere dal partito, cioè stanno battendo i record di ogni partito strutturato, sono arrivati a 14, a 14, abbiamo non uno, ce ne avete 3 di massoni e 5 stelle, l'ultimo accusato di riciclaggio buttato fuori ieri, più tutti quelli che erano veramente maestri, manco Totò, mandavano il bonifico e poi lo facevano cancellare 6 ore dopo, cioè Totò truffa, congratulazioni a Alberto Di Luigi Di Maio per la fonte ispiratrice, che evidentemente è la commedia all'italiana per questo movimento politico. Non dimentichiamo neanche che il movimento che ha tratto ispirazione da uno che giocava a fare il sacerdote e a dare a posto l'ostia consacrata ai grilli e essicchiati. Non lo dimentichiamo neanche questo. Quindi è chiaramente evidente che la nostra strada è quella di o essere un movimento di opposizione o creare le condizioni per condizionare davvero su un'agenda che c'è solo nel programma del Popolo della Famiglia, la caratteristica fondamentale. Lo avete capito o no? È che a voler cancellare la legge Cirinnà, a voler cancellare il biotestamento, ci siamo solo noi. I programmi politici di tutte le altre forze dicono sostanzialmente: quelle leggi ormai ci sono e ce le teniamo, non le toccheremo. Chi vuole avere il cambio di pagina non ha altra scelta, altrimenti è venuto a manifestare in vano, forse non ci credeva, ma come per far riempire quella piazza, per riempire San Giovanni, per riempire il Circo Massimo, per farti 1.000 chilometri con i figli appresso, ci dovevi credere per forza. Oggi non essere conseguenti a quella mobilitazione e votare quelli che vogliono mantenere quelle normative è semplicemente un atto, ha detto bene Gianfranco Amato, immorale oltre che incoerente. Non potete compiuto. E quando nella prossima settimana vi diranno il voto utile, la risposta me l'ha ispirata Esther Corona. In una riunione disse: utile a chi? C'eravate, no? Adesso abbiamo capito la risposta alla domanda, Esther, ce la scrive oggi in 11, in una pagina intera del Corriere della Sera, il centrodestra vuole il voto utile, perché deve essere utile a Emma Bonino, avete capito? Utile a chi? A chi fa? Fa la costruzione di un governo.
con ministro di giustizia Buongiorno e magari all'istruzione Ivan Scalfarotto. Vorrei un governo così, perché Felicità è la lotta adesso. Io ho citato Max, ho sgravato un po'. Però, oh, andiamo a finire di sinistra, c'è la maglietta rossa, non so. Perché il dato fondamentale, anche quando mi dicono ogni cosa contro Stati Norfi, ma mica gli Norfi si nasconde, quello è stato, quello ha scelto d'essere, quello ha capito, l'aveva sbagliato a un certo punto, e ha cambiato strada. Bravo! Pagando di per... quando me ne presentano un altro poi possono parlare. E poi possono scegliere sempre, sempre in America di votare Hillary Clinton, l'illibata monogamica che si è sposata una volta sola, o Donald Trump tre volte divorziato. Possono sempre scegliere. Il Signore ha questo gusto dell'ironia, ci vuole giocare sempre gli scherzi, fonda il cristianesimo su un assassino di cristiani e forse ha una lampadina fulminata, fa dare una mano per fare luce in un paese caduto nel buio. Questo è... Anche oggi è una giornata di quelle strane, per, forse per la politica italiana. Gianfranco, Nicola è un pochino più abituato, che sta accanto tutti i giorni praticamente, ma tira sempre un'aria diversa nei nostri riunioni. Chissà chi può immaginare, no? La riunione dei club di Forza Italia con questa intensità, o di quelli di Liberi e Uguali, vedete? La Pontrini, no? Qui soffia sempre un'aria diversa, lo chiamiamo spirito, soffia evidentemente qualcosa che vi ha portato anche oggi a fare questo viaggio e vi porta a fare quest'ultima settimana faticosissima. Questa settimana vi diranno di tutto, le bombe saranno terrificanti e sempre peggio. Dovranno giustificare l'ingiustificabile, quindi cominceranno a inventare totalmente. L'ho preso dalla chat PDF Piemonte di Lucianella Presta, qualche spia si è messa a prendere la riga in cui gli avrei detto che non bisognava andare al bus, l'ho dovuta spiegare qui, e tutto quanto lo spiegheremo con l'esplicitazione di quello che si fa, con le ragioni per cui facciamo le cose, perché c'è una ragione profonda in ciò che facciamo. Non siate ingenui però. E le trappole che vi verranno tirate, anche nelle chat, che vi invito, copio ancora qui, Gianfranco Amato, ad abbandonare totalmente, lasciare perdere WhatsApp, sono tutte minchiate, è insieme alla media ambiente, fate quello che dice il nostro segretario nazionale e qualificatelo come un ordine della dirigenza nazionale, fuori dalle chat! Dove sempre, sappiatelo! Quando scrivete mezza parola, quello che vi screenshotta, che è pronto in questa settimana a fare qualsiasi cosa, uscite, e di casa uscite, perché non basta neanche oggi, perché oggi ci siamo parlati fra noi, ed è bellissimo questo teatro così pieno, vi assicuro, Roma non lo vedeva da tempo, per un'iniziativa di natura politica, da tanto tempo, con questo entusiasmo poi non ne parliamo. Ma ora è il tempo che non ci guardiamo più tra noi. Adesso dobbiamo prendere, è molto semplice la campagna elettorale, guardate, è facilissimo. Prendete il telefonino, l'agenda se l'avete, diciamo, di formato arcaico cartaceo, avete sicuramente su quell'agenda 500 persone minimo che nella vostra vita avete incrociato, c'è il numero di telefono. Se vi siete scambiati il numero di telefono c'è un rapporto di qualche genere che è nato, e tendenzialmente di stima, perché se ti odio profondamente è difficile, ti chiedo e mi scambio il numero di telefono. Bene, fra quei 500 vi assicuro che
il 50% non sa che esiste il popolo della famiglia e una buona percentuale non considera proprio la condizione di votarvi. Sapete da dove dovete cominciare per fare questo esperimento? Dalla famiglia, partite dalla famiglia, cugini, zii, e andate a vedere se c'è qualcuno che non vota proprio la famiglia. E allora lì comincerete la vera campagna elettorale, quella vera, quella che si trasforma in voti, perché noi dobbiamo trasformare tutta questa energia meravigliosa in 1 milione di voti la sera del 4 marzo. Dicendo subito però, lo possiamo già dire perché è evidente, il popolo della famiglia sarà contato in centinaia di migliaia di persone il 4 marzo. È già sostanzialmente scritto, abbiamo visto troppe persone in giro per l'Italia perché non sia così. È un movimento con centinaia di migliaia di cattolici, di persone cristianamente ispirate, di buona volontà, a difesa dei principi non negoziabili. Il 4 marzo semplicemente comincia la propria strada come esercito, qualsiasi sia poi il risultato di un Parlamento o meno, che è davvero rilevante, è irrilevante, credete. È il progetto di Giorgio Franco Amato che ha un passaggio fondamentale il 4 marzo di legittimazione popolare, sono quelli che si ritrovano in 7, in 8, noi saremo una comunità di centinaia, di migliaia di fratelli e sorelle uniti da un progetto comune che farà, come ha detto Don Salvatore Vigliello, bene anche alla Chiesa. Trasformiamo dunque questa energia in questo piccolo e decisivo risultato. Se non arriva questo, abbiamo fatto tutto in maniera vana. Noi siamo un po' schiavi della convegnita cattolica, no? Facciamo il convegno, siamo contenti, è andata bene, ale, tutti a casa, poi ci pensa il Signore. Paola Zerma mi dice tutte le volte prega, 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 prega. Io ho preso ad esempio, prego sempre, eh? Poi però so che sti famosi 5 pani e 2 pesci li dobbiamo portare. Non è una cosa che vi risolve il Signore. Bravo, si chiama Ora et Labora, dicevano questi famosi medievali che hanno illuminato la cultura d'Europa. Allora facciamo Ora ma poi Labora, facciamo solo Labora, perché adesso tocca stare per strada, incontrare le persone, trasformarli in consenso, fare i rappresentanti di lista, difendere i voti nei seggi dove cercheranno di rubarveli, casa per casa, territorio per territorio, comune per comune, e portiamo a compimento questo straordinario sforzo. Avremo altre occasioni mediatiche, non va aspettare chissà che, poi ci sarà un'altra conferenza stampa lunedì in Rai dove cercheremo di dare il meglio, di darvi materiali affinché poi possano circolare, ci saranno tante piccole occasioni. Oggi ragazzi, Avvenire con articolone, ragazzi, di presentazione, grazie ad Avvenire, grazie, siamo grati. Campeggiamo anche nella home page di apertura di Avvenire in questo momento. E grazie a Radio Radicale che sta trasmettendo le nostre trasmissioni, la nostra proposta settimana. Qui farò un piccolo inciso, perché oggi durante una segna stampa di Radio Radicale Marco Taradas ci ha insultati. E voglio dire a Taradas, che vota Emma Bonino, e come ho avuto modo di dire a Avvenire oggi, io non ho nessuna stima di Emma Bonino. Lo dico con chiarezza. Un'altra cosa, che anche molti amici pannelliani di Radio Radicale non hanno nessuna stima di Emma Bonino. Una che si va a prendere il simbolino di Bruno Tabacci perché non è in grado di raccogliere le firme e con un trucco partitocratico e i soldi di George Soros fa i cartelloni in tutte le stazioni. Stavano in galleria al Senato il giorno in cui approvavano l'infame legge sul biotestamento che ucciderà i nostri fratelli e le nostre sorelle per fame e per sete, che hanno la nostra politica umana e cristiana, no, perché oggi il Vangelo ci dice di amare i nostri nemici e noi assolutamente avremo questa attitudine, ma non ci dimentichiamo che sono nemici, lo dice anche il Vangelo, non siamo nemici.
radicale, se mandi un altro insulto ce lo mettiamo qui come una medaglia. Grazie. E che avete capito che va a battaglia? Ovvio. Forze massoniche contro di noi, schierate. Forze di potere costituito contro di noi, evidentemente schierate. C'è il fuoco amico, ma posso darvi un consiglio, fregatevene, è finita quella stagione. È finita. Abbiamo vinto noi, avete vinto noi. Ciao popolo, finito. 6-0-6-0, quindi finito il gioco. Noi siamo il culo. Vi aiuteremo, vi proteggeremo, gli daremo forza quando saranno deboli, perché questo è il ruolo che fa un popolo nei confronti dei gruppi che hanno bisogno di sostegno. Vi sosterremo. No? E non dicono che il bus della libertà va in giro per fare campagne elettorali per il centrodestra, perché altrimenti in campagna elettorale diventa un po' dura. Ci organizziamo l'Assemblea Nazionale e diciamo di venire all'Assemblea Nazionale, sì, è abbastanza normale. Adesso pensate a cosa significherebbe per questo paese. Oggi tutti i giornali, i giornalisti, le televisioni, quando hanno cominciato a inquadrare Gianfranco, non era ancora arrivato, dicevano: ma sei una marea, ma cioè stiamo parlando di gente col pelo sullo stomaco, è una gente che non è affittata. Sono solo i rappresentanti. Siete una marea. Non se l'aspettavano, pensavano al Minoscina, no? Dei cattolici sfigati, il 7-8, tipo davanti a Luna. Bene, è una cosa un po' diversa, siamo popolo. Siamo popolo. Accade esattamente questo lo stabilire. Esatto. Non ci diedero una riga sui giornali, non ci diedero un minuto sui telegiornali, non sembrava che esistesse il fatto che c'era un raduno che difendeva i figli, che difendeva la famiglia. Poi arrivavamo in quel momento, ci ritrovavamo con Nicola Burbero che teneva giù i politici dal palco. Questo è il merito storico di questa canzone. Ci ritrovavamo con Gianfranco che abbracciamo, mi ricordo lì. Sapevo a un certo punto il cielo, c'erano queste cose a noi cattolici, le leggiamo come segni, non c'è niente da fare. Era piovoso, invece avevo il raggio di sole. E ci dicemmo insieme: è un miracolo, è un miracolo. Perché quella piazza era sterminata. Sì. Ci ritroviamo a Circo Massimo, e sapete che i romani sanno che per riempire Circo Massimo serve che Totti vinca lo scudetto, cioè un ricordo di quarto di secolo, una roba del secolo. L'abbiamo riempito ed è la prova che il popolo c'è. Noi dobbiamo solo adesso condurlo con la ragione, condurlo con l'intelligenza, condurlo con gli strumenti che abbiamo a disposizione, condurlo con il corpo, giocandoci tutto quello che abbiamo adesso, con la nostra fisicità, con la fatica, perché è faticoso, alle urne il giorno 4 marzo dalle ore 7 alle ore 23. Dare davvero all'Italia l'occasione di voltare pagina, di aprire una stagione nuova, di aprire una stagione che sarà inevitabilmente la stagione dell'Italia migliore. Dopo aver subito, come ha detto ben amato, forse la peggiore classe dirigente della storia repubblicana. Dell'Italia che crede, dell'Italia che sa sollevare gli occhi al cielo, che sa chiedere umilmente la protezione allo sguardo benevolo della Vergine Maria, che sa di essere poca cosa, perché siamo poca cosa, ma sa anche che se non lo facciamo noi in questo frangente storico, non lo farà nessuno e l'Italia si perderà. Bravo. E questo è il compito storico che adesso avete. È un compito di matrice storica, perché nessuno può farvi credere che se non dovesse esserci l'affermazione del popolo e della famiglia, l'Italia del 2023 sarà l'Italia in cui andremo a fare una battaglia vincente. Sarà l'Italia dove sarà passata la legge Scalfarotto Buongiorno, dove passerà la legge sul lutto in affitto per tutelare i nichivendola di turno, dove passerà la droga libera,
sarà l'Italia con l'eutanasia, usando i nostri stessi argomenti, dicendo che non si può uccidere la gente con la fame e con la sete, allora la uccideranno col pento barbitale e il suicidio assistito. Sarà l'Italia della cancellazione del diritto ad obiezione di coscienza per i medici, già l'hanno fatta qui nel Lazio. Fatemi salutare gli amici Caratelli e mia figlia Rinolfi, anche, che è capitata alla Regione Lazio con Sergio Rinolfi. Lo sosteniamo perché è stato un uomo libero, perché si è tenuto in piedi, e quando sono arrivate tutte le offerte che Nicola, Gianfranco e io sappiamo di aver ricevuto anche noi, che quando sono andati da Stefano Parisi hanno trovato uno che ha aperto la porta e ha detto va bene, il partito lo sbaracco. Quando sono andati da Vittorio Sgarbi hanno trovato uno che ha detto va bene, datemi il collegio sicuro a me e il partito lo sbaracco. Qui hanno trovato un gruppo dirigente con la schiena dritta che non avrebbe mai venduto il loro potere. Personale, Gianfranco e Nicola sono testimoni, lo avremmo potuto fare in molti passaggi di queste settimane faticosissime, su cui un giorno dovremo scrivere un libro a sei mani, perché ne sappiamo di robe, insomma. Sergio Pirozzi ha avuto questo stesso tipo di offensiva molto pesante, sono arrivati addirittura a fargli arrivare tramite un magistrato che va in pensione fra tre giorni un avviso di garanzia per omicidio al sindaco che scavava con le mani ad Amatrice. Solo per questo gesto noi aiutiamo Sergio per la presidenza del Consiglio. Così lo do un esempio il magistrato che poi fa tre giorni va in pensione, che ti inguaia e ti mette in condizioni di difficoltà. Perché tutto è connesso, è un sistema di potere connesso a doppio filo, lo stesso sistema di potere che davanti a una legge sulla par condicio che ci dovrebbe riconoscere appunto parità di spazio la viola platealmente senza neanche un'autorità che dica ragazzi state facendo qualcosa di esageratamente vergognoso. Ci sono trasmissioni di programmi televisivi, ieri l'ho detto alla 7 e persino Il Fatto ha fatto un video su questo, trasmissioni di programmi televisivi dove sono stati capaci di darci zero secondi, zero, quando vige una legge che si chiama par condicio. Vergogna! E allora questa è davvero una vergogna, hai ragione, però dimostra cosa? Che l'autority non interviene, che i giornali sono tutti connessi, che i telegiornali sono tutti connessi, che il gruppo che domina l'informazione è tutta connessa, che la struttura imprenditoriale con i quattrini è tutta connessa, e però non si aspettano una cosa, che arriva il popolo, arriva il popolo! I propri figli, è questo per cui noi ci battiamo, i nostri figli, il futuro. Siamo, non sono statisti, ma sicuramente persone che hanno a cuore le generazioni che verranno, che non vogliono vedere consegnata l'Italia alla dimensione infernale che emergerebbe se il popolo della famiglia fosse spazzato via le prossime elezioni. Questa responsabilità, questo ruolo lo svolgete in prima persona, siete i protagonisti e responsabili ora di questo passaggio storico. Volete uscire da qua sentendo pienamente questa responsabilità, chiedendo a voi stessi se avete fatto tutto quello che era possibile per rendere forte il popolo della famiglia, e la risposta la do io a me stesso: no, non ho fatto tutto il possibile. Ma domani mattina prendo un treno per andare da Paolo all'alba e cerco di fare uno sforzo in più per aiutare Paolo, ne riprendo un altro per ritornare, andare da Antonella con Ester perché devo dare una mano ad Antonella con Ester, e poi me ne vado a Bolzano, mannaggia a te, a Giovanni, perché questi nostri c'hanno sempre sto genere, danno sempre minimo 1600 km e questo faremo tutti noi. Nicola perdendo praticamente di vista la famiglia da tanto tempo in Sicilia, Gianfranco, lo fa l'applauso a Gianfranco per quello che ha fatto. Questo uomo ha fatto le imprese di campagna elettorale. Sono 5 anni che era lì.
quando parlava, e veniva veramente paura di vista il concolore, no, oh, no, adesso no, bravo, puta, a lungo. E come ho detto alla RAI, in maniera che fosse chiara davanti a tutti, il nonno è il ministro della famiglia in questo paese. Di governo, perché su quello sono il più bravo del mondo, ve lo giuro. E non usciremo da quella stanza senza Gianfranco Amato, ministro della famiglia di questo paese. Per condurlo a quel traguardo, per condurci tutti insieme, perché lui sarà lì sempre con sto stemmino a ricordare che siamo popolo ed è lì rappresentanza del popolo, per condurlo a quel traguardo ognuno di voi deve fare davvero più di quello che ha fatto fino adesso, molto di più. Deve arrivare devastato a casa la sera pensando mamma mia, ma quando finisce? La buona notizia è che finisce tra 8 giorni, questo è la buona notizia. Ho detto 8. Bravo, il prova a dirmi che finisce venerdì sera. Bravo, gli arrivano le telefonate mie direttamente, che qualcuno sa non essere sempre piacevole, diciamo. Si lavora fino all'ultimo minuto di lunedì, di domenica alle 23, si fa lo scrutinio e poi tipo Dorando Pedri si viene accompagnati a letto. Non risultato chi se ne frega, io sono da dormire. Dobbiamo festeggiare, Mario! Amici, dopo li festeggeremo ovviamente, sarà sicuramente un momento di festa, sarà un momento di gratitudine, ora c'è da andare ai remi, da vocare adesso. È faticoso, lo sanno tanti, ma serve ritmo, serve capacità, serve sincronia, serve fare il nostro modo di essere soldati in battaglia, che ormai lo sapete, è quello a testuggine, nulla a che fare con le nostre facce, abbiamo uno scudo davanti, uno scudo sopra, proteggiamo il fratello che non ce la fa in un momento, diamo sostegno alla sorella che è in un momento di difficoltà, perché sappiamo che se saremo affaticati noi saranno loro a dare a noi quel tipo di sostegno. La testuggine del popolo, la famiglia andrà avanti in questi 8 giorni, condurrà al risultato che stupirà l'Italia, ma non noi stessi, perché noi sappiamo che i 5 pani e 2 pesci li abbiamo depositati là. E il miracolo può avvenire se il nostro cuore sarà puro. Grazie.